Ciao a tutti ragazzi, oggi faremo l'unboxing di questo robot che è Dragostrip. Ci troviamo insieme a mio papà. Ciao a tutti da Robots GT. Questo robot è consigliato dagli 8 anni in su e oggi ne faremo l'unboxing. L'unica pecca è che non ha la plastica, ma l'hanno tolta perché per eliminare la plastica dal Eh mondo. sì, anche se qua l'hanno lasciata un po' Vabbè. per fare il gancio, però Sì. Però. diciamo che si sono impegnati, hanno Sì. messo un po' di impegno per salvaguardare l'ambiente. Allora, Poi. che ci dici della scatola? Come si presenta? Allora, qua ci stanno tutti i simboli. Ci sta il simbolo dei Transformers, il nome dei Transformers. Però questo personaggio, Dragstrip, vediamo dal simbolo che riporta sopra di che fazione fa parte. Non è un autorobot, ma fa parte dei cattivi, che Sì. sono i... Guarda, Sono i. Me lo ricordo. è indicato qua, i Decepticon. I Decepticon. Questo è un Poi. personaggio della G1. Sì. Quindi è un personaggio che abbiamo iniziato a conoscere nella prima stagione dei Transformers, già negli anni 80, quindi, quando tu ancora non eri nata, ma il tuo papà già c'era. Non c'ho 41. 40 anni. E Vabbè. quindi, per quanto riguarda la scatola. Allora, sulla scatola ci sono un sacco di disegni bellissimi. Tipo qua possiamo vedere Transformers trasformato in macchina. Sì, Qua queste ci sta illustrazioni sono veramente belle e ben Sì. fatte. Qua ci sta il robot che impugna la pistola Eh sì. e qua si può vedere un altro disegno del robot, ovvero la faccia. Qua si può vedere il robot trasformato in tutti e due i personaggi, sia in robot che in macchina. Questo simbolo significa che è uno dei cinque Transformers che formano il Menasor. Bravissima, a me è una sorta così, che è un robot più grande che era composto da 5 personaggi, giusto? Sì. C'era il camion grande centrale e poi altre 4 macchinine più piccole che andavano a formare rispettivamente le braccia e le gambe. Questo qua in particolare, Dragstrip, andava a formare il braccio destro del Menasor. Sì. Poi di qua vediamo il Transformers con un altro Transformers a forma di dinosauro. Eh sì, ripercorre un po' tutti quanti i personaggi. Sì, Sì, pure qua un altro robot e un altro robot a forma di macchina e di un animale, sembra una lumaca. Vabbè. quindi questo è il primo per quanto riguarda la nuova serie Legacy che abbiamo acquistato. E secondo me, a livello di scatola, di imballaggio, sono un attimino scesi per quanto riguarda la qualità. Come dicevi tu, Violet, per la mancanza della plastica protettiva qui frontale, che è secondo me indispensabile sia per proteggere la scatola, quindi l'interno della scatola dalla polvere, e soprattutto in negozio per evitare che il contenuto venga toccato o vengano sottratte delle parti, come abbiamo anche visto in alcuni video in cui venivano sottratti addirittura la testa di un personaggio, e secondo me è una mancanza abbastanza grave che non compensa comunque il risparmio di plastica di questi pochi centimetri quadrati. Sì, poi se.
Anche a livello generale, secondo me, con le scatole sono un po' scesi come qualità. Lo vedo anche molto più leggero come cartone, e anche al tatto la patina superficiale è ruvida, non è più liscia come le scatole precedenti. E a parte questo, comunque, quello che ci interessa è il suo contenuto. E adesso Violet ci fa vedere che cosa c'è all'interno. Allora, prendo da qui, si può prendere il trasform. Ok, caccia tutto Aspetta, quanto. caccia tutto Tanto noi già quanto. l'abbiamo visto per semplificare tutte le operazioni. Sì. Ecco. Quello che ci interessa, quindi c'è il robot, C'è il robot. poi le due pistole iconiche di Dragstrip viola, che Sì. Così sono anche fatte abbastanza bene, secondo me. se qualcuno è cieco, diciamo pure di che colore sono le pistole. Esatto, qua è la scatola, non era completamente trasformato. E Adesso ora lo mettiamo qua sopra, lo facciamo girellare un po' e lo vediamo lo meglio. vediamo bene. Intanto Violet ci fa vedere il libricino illustrativo con le istruzioni. Ecco qua, abbastanza chiaro. Sì. La trasformazione è semplice. Molto semplice. E adesso guarda un po' il tuo papà che ti fa vedere. Adesso ti faccio vedere quello che è il nonno praticamente di questo Dragstrip. Questo è il Dragstrip G1 col quale io giocavo quando avevo più o meno la tua età, un sacco di anni fa. Allora, che noti? Secondo È diverso, è più piccolo. te, fossi stato un bambino degli anni 80, ti saresti accontentata di questo robot? Oppure preferisci quello? E preferisco questo. Beh, vorrei Sì. vedere, guarda un po' che differenza. Questa è la vera evoluzione nostalgica di questo giocattolo che ho in mano. È praticamente quello che riconosco ad Hasbro, è stata la capacità a distanza di più di 30 anni di rifare un giocattolo così iconico, che ha avuto una platea vastissima di bambini degli anni 80 che lo adoravano. Fargli rivivere la nostalgia di quel momento migliorandolo, e anche a livello di prezzo, se li paragoniamo il prezzo degli anni 80 e il prezzo attuale di oggi in euro, secondo me hanno più o meno lo stesso prezzo, e la qualità è sensibilmente migliorata. Quindi, secondo me, questo è veramente un bel prodotto che Hasbro ci ha regalato a tutti noi nostalgici. Allo stesso tempo, le nuove generazioni hanno la fortuna di giocare con un robot che è totalmente migliore in tutto rispetto a quello del quale ci dovevamo accontentare noi degli anni 80, perché se ricordiamo la trasformazione di questa macchinina, era pressoché banale, si eseguiva in 2 secondi, bastavano 3 passaggi, forse massimo 4, per avere il robot in mano, e dovevamo lavorare di immaginazione per vedere delle gambe che non c'erano, delle articolazioni che non c'erano, anche se per noi era bellissimo all'epoca. Vedi, È pa? pure abbastanza brutto. Eh sì, io lo so Perché che non c'è paragone. questo robot ha la faccia grigia, mentre in questo Ce c'ha lo la faccia mettiamo blu. qua vicino e lo facciamo girare. Sì. Pure difettoso. Eh sì.
Quindi facci qualche considerazione, va. Dici che ne pensi. Beh, sicuramente preferisco questo. Eh sì, guarda che differenza. Poi, nel trasformarsi in quello di oggi, Sì. ed è dei cattivi, qua si può vedere che il simbolo dei cattivi è viola, Sì, esatto. mentre qua è blu. In più c'è una chicca che tu forse non hai notato, che era presente il simbolo insomma, della fazione, come dici tu, dei buoni e dei cattivi, degli Autobot e dei Decepticon, in forma di ologramma. Era quello che all'epoca era un po' il sigillo di originalità del prodotto, che tu andavi a premere. Quindi si scaldava con il calore del corpo e ecco qua che rivelava, Il vedi, il simbolo simbolo. che anche qui è blu. Esatto. E questa era una bella chicca che io avrei riproposto quantomeno su questa linea. Magari un giorno qualche terza parte li farà come accessorio, come optional e li compreremo. Sì. In più questa fa La faccia di questo robot, se prima non si era sentito che aveva detto, qui è blu. Sì, la Qui è faccia è blu. blu. Infatti la forma, la faccia del giocattolo era diversa da quella del cartone. Come il simbolo. Esatto, e infatti c'è una casa terze parti, la X-Transbot, che ha fatto la stessa serie, quindi del Menasor, diciamo, sia in versione Toon che in versione anime. Questa è la versione del più fedele al cartone, questa della Hasbro. In conclusione, penso che noi bambini di oggi siamo molto fortunati ad avere questa linea di giocattoli così ben fatti, confronto di voi bambini degli anni Ottanta. Eh sì, va, con un po' di invidia e un po' di nostalgia, ve ne diamo atto. Sì, però comunque. Questi bambini degli anni 80 ora possono anche avere questi robot. Sì, e magari ci giocano insieme con i propri bambini. Però non solo i bambini ci giocano. Perché alcuni li tengono come robot da collezione, alcuni ci Eh giocano. sì, sono così belli che pare quasi peccato aprirli e sciuparli. Sì. Vero? Ora facciamo vedere brevemente la trasformazione dei due robot. Io mi prendo questo qua che è il più facile. E io mi prendo questo qua più grandicello. Ok, allora Vediamo chi fa iniziamo. prima. Va bene, questa è una macchina da corsa. Sono tutte e due 8 cilindri. Sarà una bella battaglia, eh? Allora, prima cosa, apriamo il busto, mandiamo dentro la testa, ruotiamo il bacino, mandiamo le braccia verso su, apriamo questo pezzo esterno delle braccia, mandiamo le ruote anteriori in posizione, apriamo lo spoiler anteriore della vettura, uniamo, mandiamo
il pugno in posizione, agganciamo qui, ruotiamo l'abitacolo, abbassiamo l'abitacolo, la testa di drag strip diventa il sedile posto di guida e il motore lo possiamo immaginare come una specie di cockpit di guida. Alle gambe andiamo, apriamo questi sportelli nella parte anteriore, ruotiamo il ginocchio al suo interno, richiudiamo gli sportellini, uniamo le gambe, facciamo gli agganci e ruotiamo lo spoiler. Ecco qua che i nostri due drag strip G1 e Legacy sono pronti. Adesso li mettiamo sul piattino e li facciamo vedere. A favore di camera. Ti faccio posto. Vai. Ed eccoli qua. Quello là più grande è molto più dettagliato. Eh sì. Perché ci passano, è nuovo. Ci passano diciamo 35-36 anni di differenza. Eccoci quindi giunti al termine di questo video. E da Violet. E da Robots GT. È tutto. E ci vediamo. Ci vediamo al prossimo video. Vi invitiamo ad iscriverci ai nostri canali se ancora non lo siete. Se ancora non l'avete fatto. Mettete mi piace e attivate la campanellina. Bene. Qua sotto. Perfetto. Qui. Ciao a tutti. Ciao.